Ed anche il deputato Marika Cirone Di Marco si aggiunge quindi a questo coro di protesta dei colleghi. Ecco, c'è anche un problema di delegittimazione dell'ARS, c'è anche una richiesta di Marziano a informare anche l'Assemblea regionale siciliana. Certo, ma più che una protesta c'è un'evidenziazione di una serie di fatti davvero poco spiegabili che i colleghi hanno messo in rilievo nella conferenza stampa di stamattina, che mi trovano in assoluta sintonia. Vi sono molte stranezze in questa vicenda e a me sta a cuore rivendicare la tutela dei cittadini, del diritto dei cittadini elettori che in quei seggi hanno manifestato delle scelte e che oggi, con questo ritorno ipotetico alle urne, vedrebbero rimessa in discussione la loro scelta stessa, perché il quadro politico è completamente mutato, vi sono contenitori politici scomparsi, vi sono situazioni di incompatibilità, vi sono anche, come dire, partiti che hanno anche cresciuto il loro voto. Io parlo per esempio del mio partito e quindi vedo, diciamo, le nostre candidature come candidature che non hanno motivo di preoccupazione. Peraltro i colleghi si sono tutti comportati in maniera di grande impegno nei confronti del territorio, ognuno di loro ha possibilità di rivendicare il buon lavoro fatto. Detto questo, poi c'è un altro tema, che è la questione del conflitto di attribuzione, all'interno del quale l'Assemblea regionale siciliana viene quasi relegata a un ruolo succedaneo, con una, peraltro, come dire, cancellazione di una legge elettorale regionale che sancisce, stabilisce in modo assolutamente chiaro cosa fare in vicende di questo genere, e che in questo caso invece verrebbe annichilita da una sentenza del CGA presa in assoluta autonomia, ma sicuramente in contrasto. Allora, il Parlamento siciliano non è un optional, il Parlamento siciliano è la casa di tutti i siciliani e quindi vi è quella identità, quel profilo costituzionale che io mi sento impegnata a difendere.